Avete già capito? Sì, siamo in Africa per vedere una gang di femmine rissose per natura. Sono le Iene Maculate. E questa madre ha appena dato alla luce 3 cuccioli. Guardate, la mamma non ha ancora finito di pulire il terzo cucciolo che già i primi due stanno litigando. Da piccolo io ero sicuramente più tranquillo. Non a caso le iene sono tra i pochi animali che nascono con i denti già affilati. Così mettono in chiaro fin da subito chi è il cane, cioè la iena più forte. Le femmine sono più grosse e potenti dei maschi. Vincono tutti i combattimenti e naturalmente dominano i maschi del branco. Una volta risolte le ostilità familiari, le iene rivolgono l'attenzione a questioni più serie, come la lotta con gli altri. Ogni volta che viene allestito un banchetto nella savana africana, si ritengono tutti invitati. E a tavola non esistono le buone maniere. Bisogna avere fegato per riuscire a guadagnarsi un pranzo in questa confusione. Ma a volte l'avversario è più grosso ed è un problema. Questi leoni hanno deciso che è molto più comodo rubare il pranzo alle iene che cacciarselo da soli. E le iene non ci trovano nulla da ridere. Ma le femmine si muovono in gruppo e davanti al pericolo chiamano i compagni. Branco al completo, allora, si precipita a dare man forte. Ma che leoni, sono le iene, le regine della savana. Cattive ma simpatiche. Davvero toste queste ragazze, vero? I ragazzi sono dei veri campioni. Formano la squadra protettiva per eccellenza. I teneri e generosi suricati. La nostra squadra